poteva trasformarsi in un brutto incidente con gravi conseguenze fisiche, quello verificatosi sulla strada statale 16 tra Fano e Pesaro, all'altezza dello svincolo per Ronca San Baccio. Ma l'anziana signora di 75 anni, residente a Pesaro, alla guida della sua 600 è andata veramente bene. Nemmeno un graffio, solo tanto spavento dopo il pauroso testa-coda del quale è stata protagonista dopo aver urtato violentemente il guardrail. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, la 75enne stava rientrando a Pesaro a bordo della sua auto, sembrerebbe appena ritirata dal meccanico, preceduta dalla sorella in un'altra auto che l'aveva appena accompagnata. Nel tentativo di superare il furgone Hyundai che la precedeva, al rientro in corsia ha urtato lo spigolo anteriore destro dell'autocarro di una ditta di Pesaro adibito al trasporto di acque minerali, perdendo il controllo del veicolo e innescando così la pericolosa carambola. Alla guida del furgone un ragazzo di 25 anni di Fano ma residente a Pesaro che molto abilmente non ha inchiodato il mezzo ma ha effettuato una frenata di emergenza senza travolgere violentemente la 600 della donna che sarebbe potuta così capottare con conseguenze ben peggiori per la 75enne. Sul posto anche un mezzo del 118 ma che non ha prestato alcun intervento sulla donna, oltre a due pattuglie della polizia locale per i rilievi necessari e regolamentare così il traffico, molto intenso, data l'ora, che ha subito forti rallenti inevitabilmente in entrambi i sensi di marcia.